a tutti, bentornati a una nuova puntata con quattro chiacchiere col taco più spesa. Oggi è il 25 febbraio di sabato. Allora, ringrazio tutti quanti sempre perché mi mettete molti commenti, ok? E per questo ne sono felice. E cos'è che ci state dicendo? Cosa? Ah, quella cosa qua l'ho fatta io, era un mio piccolo teatrino, tanto il mio è un angolo chiacchiericcio, è giusto che metta l'arte del taco, l'arte, perché dite l'arte? L'arte perché il parlare è un'arte, ovviamente io sto ancora imparando, non sarò mai ai livelli di Luisa e di certi youtuber, però insomma voglio imparare un po' alla volta. Anche perché se riesco a superare questi primi minuti, dopo mi sembra di andare meglio nel parlare. E come dicevo, è proprio un'arte il parlare. Può essere usata per fini bene, può essere usata per fini male, tipo i truffatori. È tutto qua, insomma. E questo volevo, così l'ho fatto io, insomma. E praticamente ieri non sapevo che cosa fare. Ho dato un po' di colori, Luisa non c'entra niente, è tutta roba mia, della mia farina. E poi ho messo anche la lacca, come dice lei. Insomma, una cosa simpatichina, insomma, perché voglio superare Luisa negli ascolti, nelle visualizzazioni. È impossibile, però. Shh, non ditelo però, perché mi manda fuori. Dopo dovrete adottarmi voi, uno di voi, insomma. Boh, cos'è successo questa settimana di particolare? In particolare, c'è stato il fine settimana, domenica passata, tante belle cose, bellissime. Sono venuti a casa nostra a fare come si dice, un gruppo di creative. Ovviamente queste creative non sono su YouTube, però hanno le loro pagine Facebook e fanno i lavoretti card e cose varie, tipo cose simili a Luisa, ma credo altre cose, insomma. E non risvelo cosa sta facendo Luisa in futuro, ma sta facendo un bellissimo nuovo progetto. È una cosa lunga, ma ve la farò vedere quando sarà pronta. Io non dico niente perché dopo nei commenti voi dite, Luisa dice, ma cosa hai parlato nel video? Devo stare zitto, insomma, in certe cose sue, giustamente. Niente, praticamente sono venute a casa nostra, sembrava un branco di assatenate. Diciamo che le creative sono particolari, però sono tutte simpatiche. Sembrava essere a scuola. A me mi piaceva fare la spia ogni tanto, però dai, già che sto periodo di spia me ne ho fatte tante, quindi ho dovuto un po' fermarmi. Non volevo disturbare più te, mi sono messo di sparte e guardavo le mie cose in giro nel computer e in internet. Però loro si sono messe intorno a una tavola con tutti questi computer portatili perché alla fine parlavano dei programmi della Cameo in generale. Insomma, più o meno il programma è sempre quello di tutti i plotter da tagliare solo le parole. Scusatemi perché io sono nel parlare, non sono molto bravo. E niente, si sono messi all'inizio intorno a questo tavolo dove sto parlando. E io ovviamente ho usato la mia tecnica da tecnico praticamente prolungo di qua, prolungo di là, collegamenti elettrici, tutto quanto, insomma. Le luci non sono servite perché alla fine i portatili sono luminosi per loro stessi, quindi non c'era bisogno. Dopodiché si sono fermate a mangiare, a fare la merenda e dopo sono andate avanti, si sono trasferiti nel reparto soggiorno dove c'è la TV grande. Io ovviamente avevo già preparato tutto perché prima è arrivata la maestra per vedere la location, per sistemare tutte le sue cose. Io la chiamo maestra, una che insegna, la chiamo maestra, è brava, fa anche lei i lavoretti ma fa sti corsi. E praticamente mi ha detto di mettere un tavolo da picnic là vicino alla TV, l'ho messo, ho fatto anche lì collegamenti con la luce e tutto perché poi sono andato via di sera e c'era buio quindi ho dovuto accendere le luci in più e lì dopo sono spostato tutte quante verso il divano e lì hanno lei attraverso la TV che ha collegato col computer che essendo schermo grande vedevano tutti e faceva vedere come facevano tutti questi tagli, tutti questi programmi. Insomma, alla fine era una cosa carina, dai,
come ripeto, contenta Luisa, contento anch'io, non c'è problema. Io stavo di sparte, ogni tanto c'era la mamma di Yuki che faceva le freccettine. Eh beh, se non capiamo useremo le forbici. E dopo 2 o 3 volte, sempre per ridere, no? E la maestra ha sbottato dicendo: "E basta con queste forbici!" Insomma, tutte quelle cose lì, insomma, mo per scherzare, tanto sono sempre amiche, insomma, più che altro il 50% del tempo, come si dice nelle parti, ciaccolavano fra di loro, quindi. E boh, basta. Dopodiché la settimana ho fatto il secondo turno. Ah, mi scuso per l'altra settimana se non ho risposto alle domande, ma me ne sono proprio dimenticato. Dalle mie parti si dice che ho la Teresina, vuol dire la sclerosi, ecco. Ovviamente, ragazzi, quando farò soldi con YouTuber mi metterò sotto la scritta, quello che passa, tipo la scritta con i sottotitoli a pagina 777, così almeno se non mi capite metterò sotto i titoli. Ma adesso non ho effetti speciali, pochi schei, come si dice dalle mie parti, quindi niente, dovete contentarvi così. Casomai se non capirete qualcosa me lo direte, insomma. Vedo che va di moda su YouTube parlare così molte sfumature, va bene anche così, insomma. D'altronde sono veneto, non me lo nascondo, e ne vado orgoglioso, così per le mie cose, insomma. Niente, allora ho fatto il secondo turno, cioè ho fatto il pomeriggio praticamente. E niente, la giornata è andata avanti tranquilla, mi sembra. Sì, è stata una settimana tranquilla più che altro. Ecco, dovevamo. Sì, dobbiamo girare un altro video, dovevamo riposare perché volevamo tenerci la domenica libera, ma purtroppo tempo incerto, il sole, il freddo, allora ha detto che. Il giretto a Verona andremo un'altra settimana, quando farà in primavera con un tempo più stabile. D'altronde ci arriviamo a pochi chilometri. È come io dice: "Andiamo a fare un giro a Venezia." Venezia, basta, sono stufo. Sai quante volte sono andato a Venezia? Non ne posso più. È bella, ma io che sono nato lì vicino, vicino, insomma, una trentina di chilometri, con un'ora di treno neanche arrivavo. L'ho vista anche tante volte. Comunque. Bando alle ciance, andiamo avanti, insomma. Del resto, niente di particolare, tutto tranquillo, niente da dire. Allora, la spesa, sono andato oggi a fare la spesa, anche perché sono arrivato a casa e ho il vizio io di col piccolo compressore in garage di gonfiarmi anche le gomme, perché come ha detto il gommista, è meglio tenere sempre gonfiate perché si consumano meglio, cioè giustamente si consumano tutta la gomma meglio e consumi anche di meno di carburante, quindi anche io le controllo sempre. Poi sono andato a fare due in due negozi diversi, sono partito un po' prima perché ho detto c'è traffico e tutto, perché sono andato all'Esselunga di Cortefranca, c'erano 8-9 km, sono andato là, non ho trovato traffico, quindi. E allora ho fatto presto arrivare. Io ho trovato, mi hanno arrivato a casa sto volantino. Ok, ci sono delle belle offerte, soltanto che a me non mi servivano tutte, però già che mi serviva la cosa che non vada male, certe cose non vanno mai da male, quindi le ho prese. Allora iniziamo. Allora ho preso, ragazzi, ho preso tanta roba. Questa qua sono tutte confezioni da 1 chilo, adesso io farvi vedere tutte mi sembra un po' ridicolo, però ho preso, mi sembra, 11 kg in totale, se non mi sbaglio, ho preso, queste qua sono le penne rigate, 1 chilo, poi ho preso le farfalle, altre penne fusili, mezze penne rigate, eccetera. Queste qua vengono tutte da 1 chilo, confezioni 1 chilo, e costano pochissimo. Costano 0,72 euro, cioè 72 centesimi. E hanno una scadenza che è lunga, scade l'1 luglio del 19, quindi faccio il tempo a morire io prima. E siccome che a casa nostra, a mia, la pasta serve sempre, quando c'è spazio c'è da metterle via, quindi quando c'è le offerte le prendiamo, insomma, ecco. Poi
Ho preso queste qua perché stasera, siccome dobbiamo fare i video, abbiamo anche la diretta e tutto quanto. Ecco, volevo dire che domani non sapevo se rispondevo presto perché andavamo via, ma non andiamo via, quindi posso rispondere subito la mattina. Ovviamente sotto i video sono sempre io che rispondo, perché giustamente, perché Luisa non li guarda, anche perché o perché si vergognerà o non li guarda i miei, quindi cattiva. Ma insomma, tutto qua, insomma, aveva preso la pizza, la Big America, gli piace sempre essere lunga queste cose qua, la Big America viene 2,55, ne ho prese due, così stasera la metto in forno, insomma, no? Cioè, perché voglio cucinare a sabato, campa cavallo che l'erba cresce. Poi ho preso per la Luisa, che mi serviva, queste cartelline qua, sono 26 cartelline, dal formato 23x31, per 31, sono trasparenti, servono per fare i segnapagine e le card shaker. Ho detto che gli servivano, costano 3,69 euro. Poi i ditalini, questi qua, ne ho presi 3 pacchi, sono mezzo chilo mi sembra, sì, sono buoni vengono 0,59, sono buoni nel fare la sera quando Luisa è tipo secondo, che gli ho detto che lei mi finisce le cose, me lo dice, io faccio un bella passata di verdure, metto dentro patate, carote, cipolle, dado e faccio tutto tagliato a fettine, dopodiché li faccio bullire nella pentola, la famosa pentola a pressione che è una figata. E dopo, quando una volta si raffredda col mixer, zzz, ed è denso, a volte devo anche aggiungergli l'acqua da quanto denso che è, e lei ci mette dentro questa pasta qua e gli piace, insomma, giustamente la sera ci vuole un po' di roba calda. Poi ho preso i gran sughi della Star, questi qua, vengono 1,63 euro. E ho presi, perché non è che andiamo spesso, se l'abbiamo presi, fidatevi, 12 confezioni da 3. Questo è classico, questo come ho fatto vedere è salsiccia, e questo è specche. Non ho preso quello ai funghi e quello ai pomodorini perché non gli piace tanto Luisa, lei quando non sa cosa fare, io non, perché a volte alterno nel mio sugo che faccio al tonno, pomodoro tonno, a questi qua, quindi lei metto dentro il burro, formaggio ed è buono, tanto per quello è, perché costa poco, perché in certe parti costa anche più di 2 euro una confezione da 3, io ne ho presi 12, tanto questi qua hanno una scadenza lunga e vanno sempre bene. Poi ho preso per il tacco goloso le caramelle 2,38, mi sembrava che costavano meno da City, ma anche Rodi le ho prese, ma costano 2,38, però perché noi facciamo spesa qua, là, tipo a Radom, no, Radom, quando ci sono le offerte andiamo, perché fare una spesa in un negozio non conviene, se vai a prendere certe cose sì, se dopo dici non hai voglia a sbatterti e andare in giro, uno può farlo, però è caro anche se lungo, insomma. Poi ho preso questi qua. Scusate, il caffè G Mocha, 1 kg, viene 3,99. Questo è a grani perché a differenza di quello già macinato, costa molto meno. È buono, non c'è una gran marca, è buono. È un gran galà. Vedo che lo bevo e mi piace, io lo macino ed è buono, insomma. Senti che profumo fa, non so come fa, essendo chiuso così, insomma. E poi c'è, questo qua, ho preso anche il cavolfiore, veniva 0,88 al chilo e l'ho preso, così durante la settimana lo faccio, sempre nella famosa pentola a pressione che mi dimentico sempre di farvi vedere, ma prima o poi ve la farò vedere perché è una cannonata di pentola. Poi sono andato all'ED, allora ho preso la carta igienica, sempre i famosi 10 rotoli, no, 8 rotoli da 3 veli, 1,99, ok. Poi sgrassatore, questo lo uso io perché uso io
Guarda che non uso io una cosa. Grassetto lo metto nell'acqua, viene 1,59 euro e lo uso per pulire la cucina, insomma. Poi nette pavimenti, anche date, scusate, date, viene 1,59 euro, 1,5 litri, è buono. Vedo che l'acqua cambia colore perché ovviamente dopo una settimana il pavimento non è che è pulito, quindi vuol dire che funziona. Poi ho preso le uova. Mi sono fatto la lista così non vado all'entomato a cercare la cosa. L'uova 1,09 euro, sono 10 uova, mi sembra sia dell'H bianca, sono buone anche queste. Mi spiace per le galline, però. Poi mozzarelle 3,89 euro, sono 4 mozzarelle da 250 grammi. Queste qua non so se ve l'ho già detto, ma lo ripeto. Faccio l'insalata, faccio a pezzettini la mozzarella, poi metto le olive, questo viene 0,99, le olive, un po' di olive, un po' di cipolline, queste qua sempre 0,99, cipolline boretane 0,99, e metto, come si chiama, l'origano, un po' di sale, pepe e l'olio. Ed è un bel contorno. Poi, perché se adesso insalata, ecco qua, viene 1,09 di 225 grammi. Sono due pacchetti, ho preso così sul posto. E il coso qua, il limone, succo concentrato di limone 0,49. Io sono pigro, dovrei usare i limoni a spremere, però questo faccio prima. Oddio, non so, dicono limone, ma di limone. Però lo metto nell'acqua quando sai quando hai quella sete che anche bevi bevi l'acqua e non ti passa. Con questo qua mi toglie la sete. Gorgonzola, che adesso l'ho messo da qualche parte, eccolo qua, perché ho il tavolo pieno di spesa. Gorgonzola dolce, viene, questo è di Maiga, 270 grammi, viene 1,75. Poi il grana, aiuto, ho perso il grana, ecco qua viene 3,32, non so se a chilo pesa, viene a 7,99 kg, questo come sempre detto lo grattugio e lo metto sulla pasta. Poi tono 1,19, lo sgombro 0,99. Pancetta, questo viene 69 centesimi, ce ne sono due, a confezione ne ho prese due, perché ho voglia questa settimana, siccome che dopo faccio io mangiare, allora. No, perché quando faccio il secondo, a mattina io mangio presto, allora preparo anche per la Luisa, lei così è libera, e quando invece faccio il primo, alla sera vengo a casa, mi piace fare o i tortellini gnocchi, o i tortellini con pane e pancetta affumicate, e sono buoni. Sono proprio buoni. Poi i tortellini 2,89, dove sono messi qui qua, sono chilo, sono al prosciutto, 1 chilo, 2,89. Dopo i crescenza 1,89, ho perso la crescenza, ecco qua, 1,89, crescenza. La panna ne ho prese tre perché ne avevo ancora in casa, quindi questa viene 0,55, sono, boh, vabbè, 200 ml, e patate, 5 kg di patate, 3,39. Ecco, come vedete, niente, c'è arrivato a casa anche quello dell'acqua sapone, ma Luisa mi ha detto niente, vuol dire che non c'erano offerte, ovviamente anche se c'è un'offerta però non serve, adesso è finita la lavastoviglie, e niente, praticamente tutto qua. Questa settimana è andata così. Ah sì, la prossima settimana, ragazzi, vi aspettiamo, noi andiamo solo di domenica, andiamo alla fiera di Bergamo Creativa. Noi siamo lì prima di mattina, entriamo proprio appena che entrano, non so quanto staremo lì. Comunque, se vedete due pazzi che girano con la telecamera, siamo noi, e se fuori vedete un Hello Kitty, una Pixel Hello Kitty, siamo noi.
Non vi preoccupate, avvicinatevi pure, salutate, noi non mangiamo nessuno, perché ovviamente se devo mangiare qualcuno, prima lo cucino crudo, non sono animo il coso, l'acqua, il telefilm che piaceva vedere, comunque no, no, venite pure, non portate festoni, coriandoli, cose varie, perché noi siamo riservati, anche noi abbiamo la nostra privacy. E niente, tutto qua, insomma. Venite a trovarci se volete, cioè vedere, ci faccia piacere fare due chiacchiere, noi non mangiamo nessuno e basta, tutto qua. Ok, credo di aver detto tutto. Ecco, la prossima settimana toccherà a Pepper, vero? Sì, cara amica Pepper, inizierò con le tue domande. Adesso perché l'altra volta mi sono dimenticato, ho finito la... Ah no, scusa, la Teresina. Ecco, l'ultima domanda di Carla Moro. Diceva, cosa facciamo la domenica io e Luisa? Io e Luisa, cosa facciamo la domenica? Lo sapete tutti, giriamo i video. Purtroppo era questo video, adesso non so quanto dura perché non 6 minuti, inizia da zero a tote, questo è il tempo che vedrete che dura il video. Non faccio tagli, non sto lì se sbaglio di fare, tanto sono come certe persone mi hanno detto, sono impedito, handicappata, ma non me ne frega. Voglio vedere chi è, se quello che mi critica, come parlerò male, se è capace a fare lui... Tanto di cappello, se pare, io non sono capace, quindi cercherò di... Insomma, in italiano a scuola non andavo bene, non facevo bei temi, quindi parlare non è il mio forte. Comunque, cosa facciamo? Cioè, stavo dicendo, eccomi, perché io mi perdo, divago. Noi facciamo i video. Cioè Luisa fa i video, gli sto dietro, quindi però per fare due video ci vuole una giornata, perché colorare tutto, perché ho provato una volta a fare una cosa breve, però tipo sticker, che cose lì, adesivi, ma non gli, dopo non gli piace, che non è neanche capace di scriverci di sopra, quindi lei deve disegnare, va a momenti, insomma, quindi la domenica passiamo così. Se invece come dobbiamo andare alla fiera, o in giro, e faremo durante la settimana, per forza, non c'è altro da fare, perché noi andiamo avanti con la nostra continuità, non cambiamo stile nel nostro canale o facciamo delle piccole modifiche come il mio angolo, non cambiamo queste cose, noi andiamo avanti con il nostro tram tram, il nostro canale è nato così, non diventerà mai un'altra cosa. Se ci seguite bene, se non ci seguite vuol dire che non siamo capaci, chiuderemo. Ma noi andiamo avanti così, quindi Luisa vuole fare il suo standard, il suo modo di fare video, cioè lei ha promesso che ogni settimana farà le sue decorazioni e le fa. Non ha fatto più come si dice, quelle cose che faceva, quelle taschine, cose perché ci perdeva una marea di tempo e alla fine nessuno gli interessava, quindi quelle non le ha più fatte. Inserti, quelle cose lì, però ovviamente se uno le vuole fare con il negozietto le fa, non c'è problema. Però cosa vuol dire? Ha cominciato a fare i blog alla macchina, come se sono, non sbaglio i termini, insomma on the road, credo così, e vedo che piacciono, gli piace parlare, lei è onesta, come la vedete davanti è così in privato. Lei per YouTuber non si è creata nessuna falsa persona, lei così com'è, quindi con lei state tranquilli. Ecco, non vi darà consigli psicologici perché non è una psicologa, vi può dare solo consigli su cartolibreria e tutte queste cose qua. Boh, io chiudo perché ho già fatto tanto lungo il video, quindi statevi bene, alla prossima, ciao a tutti.